Che è successo? Che è successo? Notizie da Facebook, mio signore. Facebook? Che cosa è successo? Dimmi. DVN. DVN? È diventato master. Oh mio Dio! Yeah! Ciao a tutti ragazzi, bentornati su I Glitch, anche oggi con i fan. Sì. Dei signori fan che dei oggi vi propongono fan, sì. Un replay di alto livello. Infatti siamo con due Master Apprentice Warrior The Wishmaster, uno master. Dei quali è miracolato. Sì, fondamentalmente non se lo merita, però non lo avremmo mai detto. È arrivato il maggio, ci ha portato poc'anzi la lieta novella pronunciata direttamente dal labbro del principe di Facebook. Sì, e esatto. Qui possiamo vedere su base scientifica se Jong l'ha deredition. La deredition, vediamo inquadrato in basso a destra lo Zerg blu DVN. Oh, questa volta master. Oh, mentre in alto a The sinistra. Mentre vediamo inquadrato in alto a sinistra il Terran rosso No Truly Evil del clan core de mamma. Core, il clan nucleo. Cerchiamo di capire cosa fanno. Secondo me DVN si espanderà a 17 con... decisamente. Mentre invece il buon Not Truly Evil, non veramente cattivo, penso che farà una Rax Fast Exp. Credo Reaper Expand. Reaper Expand è, chi lo sa. È arrivato e subito Sandrone subito, con Sandrone il drone a dar fastidio. Vuole assaggiare il sangue. Guarda, è arrivato il cugino di Steve. Com'è famelico, com'è sì. Famelico quel, per interrompere quel drone. In qualche modo, nel mentre comunque sta espandendo gas. Tra poco avremo la pull. Giustamente, e tic, subito la pull. Perché è cool, no? Perché è cool, chiaro. This is the pull. Steve che va in avanscoperta nei domini di Vienna, sì, Sandrone. È alla ricerca di Sandrone. Steve. Gas in arrivo e tic, Reaper seguito dal centro di comando orbitale. Questi sono due master, guardiamo un attimino le APM, come è giusto esplodendo. Che sia, sono altissime. E ci sta, esplodendo. E nel frattempo tutto prosegue leggermente. Tomo diviene drone. Amici, come è giusto che sia. Amici Zerg, guardate il numero di droni. Guardate come non ne manca neanche uno e continua a farne. Yes. Cosa molto yes, importante. Yes. Caro DVN, mettiti un Overlord qua sopra. Anzi no, vedi. Guarda. Ci sta. Guarda. Muto. Mi rimangio tutto. Come guarda. Se non l'avessimo detto, guarda. Guarda, non l'avevo visto. Perché l'Overlord serve a dare la vision quando c'è creando il Lacerin in morphing. Perché vi dà meno range Lacerin. E mentre sta arrivando il mietitore della Carolina, detto sì. Anche il Carolina Reaper, che sta è arrivando. L'unità a terra in quella piccante. Infatti è rosso, come già, possiamo già, vedere. Espansione da parte di Not Truly Evil, il centro commerciale, e due Queen, l'incremento metabolico, ovvero la luce di Ling che si ricerca, la pozza germinale. E già, cosa è molto già. Fondamentale e importante. Produzione da parte della Zerg. Guarda come si è quattro fatto Ling. Cautamente quei quattro Ling. Quattro, quei ragazzi. Quattro Ling vanno benissimo per spingere Ling. Quel... questo Reaper che nonostante la sua piccantezza hanno i cartoni del latte, esatto, Ling. Quantomeno mandarlo a casa non si sono ancora non ha perso nulla. Nessuno dei due ha perso bravo qualcosa. DVN orgoglio bravi dei Kicks, esatto. Vai Divi. Tra l'altro amici, se voi cercate un clan fate un giro su Kick in the Box, esatto. su Facebook, che cercano sempre nuovi giocatori anche non di Starcraft, nuovi adepti. Nuovi adepti. Notiamo subito che Not Truly Evil sta facendo saggiamente un bunker in questa posizione. Perché cosa se notiamo, buona e giusta. Se notiamo, il wall è molto piccolo. Se sì. Va dal geyser. Avete al... meno area da dover coprire. Anche perché qua, amici, le cose non ci passano. Esatto. Quindi, a meno che non siano un Ling per Nido volta. Nido dei Beniling. E cosa buona e giusta. Come mai hai fatto questa scelta? Perché all'Overlord qua. Perché ha visto i Marine. Perché all'Overlord qua hai visto sì. I Marine. E infatti ci sono ben due Rax con la fabbrica. La Factory, e sì, lo spazio, Starport. Lo spazio porco. Ui. Esatto. Steampack in produzione da parte del Terran e questa... Questa piccola fila indiana di fauci, una ventina che sta arrivando. Che tra l'altro possono fare dei grossi danni se riescono a entrare. Infatti, accolte da due Elion che verranno mangiate. Guarda queste SCV divorate, come arrivano subito zero. Cercando di costruire un wall con i depositi. E mentre morphing stanno di Baneling, ben 7 Baneling nel tentativo di distruggere quello che qua verrà ci passano, costruito. Qua sì, ci passano, serve un altro metterà SCV. Una mina. Infatti. No, non la mette lì. No, le metti dietro, le metti dietro. Ottimo, stanno arrivando idea. I Benening che faranno un danno esagerato. No, mamma mia, non c'è.
non è riuscito okay. a entrare a fare un e comunque danno. è entrato nella main addirittura. Ce l'ha fatta. Bellissimo il Beneling. Ta-da! Ta-da! E adesso sono round di SCV. Sì. Peccato che è inutile questa cosa. Sono troppi quegli SCV e troppo pochi Quilling per riuscire decisamente a terminare questa. Però almeno gli sta facendo perdere tempo con sì. il mining. Sì, non sta minando. Sì. Non sta minando soltanto dalla natural. Non sta nemmeno chiamando i nulli, non sta facendo niente. Decisamente. E comunque il buon DVN ha scautato tutto quello che Truly Evil non voleva fargli vedere. Esatto, esatto. E ha visto che cos'ha? Che cos'ha? Nulla al momento. Ah, due racks, spazio porto. Ha soltanto un Helion. E per la ora. Fabbrica. E un Helion e le mine a questo punto. Buon DVN continua col Ling, Mailing, sì. E molto probabilmente vedremo delle mute. Tra poco vedremo delle mute. I gas sono solo due, la terza è ormai pronta, finita. Mancano sta... solo i droni. Sì, si sta per saturare. Ho come l'impressione che tra poco arriverà un drop di e qualche via. Cosa. Di nuovo all'attacco. Guarda come lo sta tenendo pressato, non lo fa respirare. No, assolutamente. Che giocatore aggressivo che è di VN nei confronti piace, di un Terran. Ci piace, come cerca di altri due Helion che di non lasciarlo verranno. Diranno ciao ciao. Li saluteremo, sì. Ciao Helion. Amici Zerg, guardate come coi Ling li ha circondati e poi... Ha prima surroundato gli Helion e poi crack, a click. Track ha cliccato male. Poi ci sono altri due Helion che faranno una magra fine. Anche perché sì, i 8... Ha visto però i Baneling. 8 Baneling stanno arrivando. Le mine sono ancora nella posizione originaria. E ci sta. Il wall è inutilmente incompleto. Come cantava Seritanke, hanno gli empty walls. I bunker sono inutilmente vuoti. Però possono fungere da ostacolo, nel senso che questo allarga sì, leggermente. Ma sì. Quanta roba Not Truly Evil? Ha solo due marine, roba. Due mine e quattro veramente poca Helion. Roba. Anche ragazzi. Perché i lavoratori sono pochissimi, sono 35. Sì, contro i 50. 50 i droni di DVN. Ottima cosa. Amici Zerg, ricordatevi, intorno ai 6-7 minuti, più o meno una cinquantina. E Truly Evil sta bancando un macello. Non riesce l'altro. A spendere. Tra l'altro, ottimo posizionamento da parte di DVN dei due Overlord. Ci piacerebbe. Vedono praticamente tutto. Vedere anche un Overlord un qua altro lì, e uno tecnicamente, qua però. Per incontrare magari eventuali però drop. Comunque si è sempre lì intorno, quindi può anche evitare eventuali volendo. Drop. Tra l'altro non può nemmeno, non è nella condizione di droppare Not Truly Evil perché sì, non ha niente, non ha nulla, non a parte quelle Helion. È sempre in casa sua, porta e il di nuovo chiude il deposito no tanto entra dall'altro lato, guarda che comunque continua sia. Tra l'altro non ha ancora chiuso qua, no, il... non gliela fa a chiudere, guarda che ha guardato se ci fosse una terza o qualcos'altro, saggio di VN e infatti sta scendendo il pinnacolo da parte qua, di dello visto, Zerg visto il droppino che non è stato non è stato scoutato dal posizionamento degli Overlord. Ma tanto vabbè, ci sono soltanto due mine e un marine. Due mine, ben, se hanno culo, fanno bei danni. Quello sì, se hanno è culo, anche vero. Sta arrivando nel mentre anche il pinnacolo maggiore e la fossa di infestazione per DVN. Dove lo vedi pinnacolo maggiore? C'è solo il pinnacolo. Fossa di infestazione, quella fossa, sì. La pinnacolo. Fossa di infestazione è il pinnacolo. Quindi diciamo che la. Sì, la build. Presto vedremo. E Mutaling Baneling into. E mentre questo. Into Ultra. Into Ultra, molto probabilmente arriveranno. Come è giusto che sia. Come giusto che chiama la build. L'officina bellica con la ricerca del più uno d'attacco. Sì. L'armeria per continuare a potenziare. Quindi diciamo che questo Not Truly Evil sta andando fondamentalmente di bio. Sì, sta tentando in qualche modo di riportare. In partita con la risposta più corretta più di... da parte di VN è la velocità dei Baneling. Chiaro, è più che ovvio. Guarda quanto è bello finito l'1-1 per lo Zerg. Finalmente la terza da parte la di terza. Not Truly Evil. Che è arrivata, grazie a Dio, agli sì. 8 minuti e mezzo. Sì, ma tra l'altro è arrivata anche giusta. Cioè, nonostante sì, fosse stato pressato, attaccato da ogni dove, è riuscito comunque ad espandersi. L'idea di espandersi, questa è una cosa ottima. Sta arrivando forse un... Sì, tiepido, un counter attack. Un tiepido counter attack. Così. Vediamo un po' cosa riuscirà a fare. Molto leggermente saporito, oserei dire. Andrà a puntare sulla quarta di DVN. Qua ci sono 4 Baneling che molto probabilmente verranno droppati. Anche perché probabile. Il sorvegliante è modificato per esatto, cioè ha la gobba in più. Sì, giusto per comunicare. Ha visto che sta arrivando roba.
Droppa sì, tutto. Mamma mia, bellissimo, ragazzi. Urca beppa. E mentre sta arrivando la quarta, Not Truly Evil, ma arriva anche sulla quarta, numero sfondante arrivando... di Baneling, che riesce a mamma prendere mia, tutto. Che si sono concentrati però purtroppo su quei due carri. Quei marini riusciranno a spuntarle comunque. Tirarli giù la quarta. Ce la fanno se non manda subito qualcos'altro sì, sì, di sì. N. No, ma si concentra. Ha miscliccato, addio la Queen, ha miscliccato quei Baneling e li ha mandati sui carri. Sì, c'è cioè stato purtroppo... un minimo di misclick, sì, e diciamo addio alla quarta. Meglio. E infatti per questo misclick ha perso la quarta. Sta arrivando la caverna delle Ultra. Caverna delle Ultra, altri 10 Ling in produzione, 18 Ling, sì, 10 Baneling in produzione, 10 Ling. È troppa poca roba, è Not Truly Evil. Sì, a questo punto deve andarsene. Sì. Deve andarsene. Datti, nonostante tu abbia 4 Medivac, datti, perché ci sono i Baneling, caro. Carica tutto e prendi. Via. Via, non devi andare. E niente, guarda niente, come perché si concentra sulle larve? Perché no, è questa la domanda. Perché quella larva vero, potrebbe però... diventare un ultra, quindi sì, non decisamente. Si sa mai. Non vedo la quarta da parte di DVN. Mi aspetto una quarta sulla sinistra sì, a breve. Perché a questo questa punto è stata distrutta. Guardiamo, diamo anche un'occhiata ai minerali. Sono pochini, Sì, sono pochini, sì. Quindi 300 minerali, anzi 350 minerali, non è che li dai tutti i giorni. Deve, questo è vero, più che altro, però difendersi se la può permettere una quarta a questo punto. Sì, ma gli serve una quarta perché tre basi contro tre è in svantaggio. Ma adesso vediamo come riuscirà a spuntarla anche. Ecco perché non si è fatto la quarta. Un po' troppe Medivac. No, sai perché sì, non si è fatto la quarta? Sì, perché aveva tante Ultra in produzione. 5 Ultra. Però quello ci sta. Che ci stanno sta arrivando. Nel frattempo il 2-2 da parte di, credo entrambi, no? Cioè soltanto il 2 di attacco. Guarda, da parte come del prova ad attirarlo fuori posizione con quel marine, però ha comunque tanta roba di VN. Ha di tutto. Ha comunque ha tanta roba. Carica tutto e va. Il tank cadrà instantly. Sì, infatti se ne è qualsiasi andato. Non cosa scenderà da quelle Medivac verrà mangiata malissimo. Sì. In arrivo altra roba. Carino il tentativo Terran del drop, però è stato preso sì, subito dalla divisione di questa armata di Ultra. Cose da parte dello Zerg. LOL Soimba. Soimba. Molto okay, probabilmente non è Imba lui, ma. Ma le... sei tu che stai giocando un po' male. Dico, non, diciamo, non è Imba lo Zerg, ma sono Imba le skill di DVN che questo è riuscito sì, a, questo sì, a gestire il tutto. Assolutamente. Quarta. Quarta da parte del Terran, 4 corruttori in produzione da parte di DVN, da parte dello Zerg, multidrop. Da parte del Terran, che sta tank lasciati nelle linee minerarie così. Sì, perché li ha droppati, perché sennò c'erano i sì, sennò cadeva. Sennò cadeva magari tutto. Riescono a fare qualcosa. Guarda come Not Truly Evil cerca disperatamente di minare l'economia di DVN. Sì. Minare l'economia. Sì, comunque... notato il gioco di parole. Carino, e niente, l'armata di DVN e di Truly Evil a breve si incontreranno. Ormai il numero di droni è 63, quasi alla perfezione. Sì. Ne mancano pochi, sta, ci sta, poco ci più sta di una decina. Guarda come viene spostata la quarta da mi parte piace, del però Terran, come Not Truly Evil gioca, perché sì, si porta avanti e è sicuro di sé. Regge i vari attacchi e comunque continua ad espandersi. E mentre il numero di Marauder deve aumentare per forza per brutalmente riuscire a gestire queste Ultra che ormai si sono affacciate ai domini di questa quarta di Not Truly Evil, non possono fare altro che continuamente che continuare a camminare e chitare. Infatti sì, ha veramente tanta roba, tanto andarsene di andarsene male, che comunque tu riesce a distruggerli, forse un ultra probabile, è un grosso forse sa, forse comunque, ci arriverà. Amici, avete visto che non ha annullato la sua, esatto, la sua terza, sono arrivati, non è andato liberatori in panico e ha annullato tutto. Mm-hmm. Ed è riuscito ad affermare la non sua visto economia. Quella cattiveria fatta ultra, fatta abort. Sì. Le ultra sono 9. Sì. 9 a 2 di attacco. Decisamente. E 2 di corazza. Probabilmente wow, a breve vedremo anche dei Broodlord. Tra l'altro, presumo, a poca roba. O Infestor, chi lo sa. Però forse 16 Marauder, memmicrati, ben stimpaccati col 3 d'attacco, focussando. Possono fare seri danni a quelle ultra. Ma ci sono quei 21 Baneling che secondo me la pensano leggermente diversamente. Ho come questa impressione anch'io. Ma proprio sì. Sono proprio pochini quei 21 Baneling. Gli servono mine a questo Terran. Sai cosa? A questo punto quei 21 Baneling, sai cosa dicono no, all'armata cosa Terran? Dicono? Not today, cosa dicono? Esatto. Appena li vedono si not sente today, si sente in lontananza. L'eco. No.
Mancano mine questa terra. Mancano mine, mine decisamente. Mine. Oh, mamma mia, che sofferenza. Si è distratto. Si era distratto. Madonna mia, quelle ultra hanno tirato giù la planetary. La quarta dice: ciao, ciao, sono rimasti in solamente 18 Marauder che provano a chittare in qualche modo. Provano a scappare. Quelle ultra sono troppe, sono 9, non ne ha persa manco e una. E sono 2-2, sta arrivando anche il 3-3, se non sbaglio. Sì, sono troppe, cioè, sono troppe quelle ultra. Carino il Marauder, No, è perché c'è punto di raccolta, mi sa. C'è punto di raccolta fissato qua da parte di No Truly Evil. Sì, probabile. Diciamo che se non a meno di un mezzo miracolo, cioè, gli serve qualcosa per contrastare queste ultra, che sono troppe. Sì, decisamente. Sono troppe. Tanti carri, tanti Marauder. Che guarda come diviene 28, guarda come diviene banca i minerali giusti giusti poi per morfare una valanga, una carriolata. Arriva amici, lì col camion e scarica Zerg, non preoccupatevi delle grosse quantità, una buona macro, una buona economia come stiamo vedendo può fare la differenza, quindi potete farmi un puttanaio di roba. Decisamente. Prova nuovamente a prendersi la quarta con la main. Il tentativo di questa quarta, ma gli servono mine. No, decisamente. Troppa niente. Roba e devi farti mine. Tante mine. Anche dei carri. Rage Quit! Rage Quit da parte del Terran. Rage Quit ci saluta, No Truly Evil col dito medio sbattendo la porta. Sì, esatto. Ah, fa culo, dai, buttando in aria i fogli, sai. Sì. Fuck that shit! Ribaltando la scrivania. E DVN gode, meritandosi la master. Infierisce sul cadavere di questo Terran. È stata una bella partita. Ci siamo divertiti nel castarla e nel bella vederla. Partita, assolutamente. Molto fuori dalle righe. E soprattutto ci è piaciuto tanto vedere come DVN ha improntato miracolosamente Master. Sì, è cioè, riuscito a il sangue di Cristo contenuto nell'ampolla del santo si è fluidificato. Può darsi, sì, può darsi. C'è stato il miracolo di San Gennaro. E niente, finalmente complimenti di VN per la Master. Complimenti per che stai continuando ad infierire su questo ormai giocatore morente. Comunque, morto, possiamo anzi. Cerchiamo di trarne un attimino le conclusioni di questa partita. Allora, DVN è stato molto aggressivo sin dall'inizio, non lasciando spazio e aria alla natural del Terran. Sì, non ha dato modo al Terran di giocare come voleva, ovvero macrando come si deve. Ed è stato sempre lì in base con... Scusa, è bellissima questa fila di ultra che devasta roba. Sì. È stato sempre lì con i Ling, con un buon numero di un ottimo numero di Ling, a dare fastidio, ad entrare nella natural, a dare fastidio, a distruggere quello che poteva, a occuparsi di SCV. No, no, prego, continua. Sì, no, degli SCV e quant'altro, comunque non gli ha lasciato spazio di manovra, gli è sempre stato sopra, e infatti possiamo dire che questo amico Terran ha perso quando è riuscito in parte a entrargli in base nella sua main con quello sparuto numero di Ling e così è stato costretto a utilizzare tutti quegli SCV per dare la caccia a quei pochi Ling in modo tale da finalmente allivato grazie a Gesù Cristo grazie di me gentilissimo Comunque sia, no, è stato sempre diciamo che da quel punto in poi è stato leggermente indietro, sempre più leggermente indietro perché diciamo che ha fatto l'unico colpaccio è stato distruggergli la quarta. Sì, cioè, quella è stata l'unica rallentargli la quarta. Sì, quello sì. Ha perso veramente tanto, è sempre stato continuamente indietro. Indietro di lavoratori. È arrivato il 3 in ricerca all'ultimo, quando c'erano le ultra a casa. Armi, possiamo dire. E niente, complimenti ancora di VN. Sì, e complimenti in altro level, perché comunque sia anche tu hai giocato bene, perché se no non saresti stato master. A parte il LOL Imba. Sì, comunque questo ci sei piaciuto. Che dire? Commentate, condividete, mettete mi piace, passate alla seconda canale. Fateci anche sapere cosa ne pensate del video. Sì, se vi piace, esatto. Ragazzi, importante, mettete mi piace. Se vi e piace. Condividere. Se non vi piace, mettete non mi piace. Il mondo è bello perché è vario. Esatto. Però fatecelo sapere. Se vedete il video, ci piace sapere se vi è piaciuto o meno. Ci piacciono le vostre opinioni. Okay. Comunque sia, vi ricordiamo che al 500esimo iscritto faremo la best of 7 tra noi due. Vi ricordiamo che il 6, connessione permettendo. Esatto, domenica prossima. Ci troverete impegnati al casting della Pro League. Della Pro League, quindi cercateci su Facebook con link e quant'altro che vi forniremo. Rimanete sintonizzati. Un salutone anche ai Tespa, tanto per che ci ospiterà. Grazie a queste opportunità che ci dà. E niente, chi non si iscrive. Chi si azzarda a non iscriversi? Chi non si iscrive? Chi ormai è la mosca bianca che non è iscritta al nostro canale. Esatto. È un Terran che dà dell'imba a uno Zerg. Ciao! Ciao!